Assolutamente sì, un centrale che a 3 non ha mai giocato, il primo anno che gioca a 3, e però ti dico, ha fatto bene. Secondo tempo, il primo tempo potevamo fare un pochino meglio, ci sono state delle situazioni che siamo stati un po' pigri, abbiamo camminato, dobbiamo migliorarci quella roba lì, Cavalli soprattutto, io lo dico sempre. Dopo il secondo tempo ha accorciato quella linea e lì si è vista lì la voglia di andare in avanti. Quello che ci fa la differenza, squadra corta, se stiamo corti di squadra possiamo dar fastidio a tutti, è quello che non deve fare, perché noi ci difendiamo di squadra, difendiamo tutti, difendiamo in 10 e non difendiamo, e quando attacchiamo dobbiamo essere sempre equilibrati dietro, e il secondo tempo l'abbiamo fatto molto bene, il primo tempo siamo stati un po' pigri. Io sono sempre, come non ero d'accordo l'anno scorso quando parlavamo del modulo, che è l'atteggiamento che abbiamo quando siamo entrati nella linea di pressione, e l'atteggiamento che dobbiamo tenere in campo. Il primo tempo siamo stati forse un po' troppo rinunciatari, abbiamo pensato più a giocare, più a essere un pochino più bellini, avevamo provato le uscite contro di loro, sapevamo che poteva mettere in difficoltà in una certa maniera, però siamo stati lenti a giocare la palla, siamo stati sotto ritmo. Secondo tempo è cambiato il ritmo, è cambiata la voglia di andare a prendere i 10 metri più alti, è cambiata l'energia che c'era in campo. Il secondo tempo avevamo un'altra energia. Gli episodi si sono girati bene sicuramente, perché nelle partite deve essere sempre così, però si vedeva il gioco, ce l'avevamo in mano noi. Secondo tempo, primo tempo invece abbiamo sofferto su delle situazioni che non dovevamo soffrire. Il rigore che abbiamo preso lo devo rivedere bene, però dovevamo muoverci meglio con la linea, perché non eravamo puliti con la linea, e sono degli errori che in questa categoria si fanno, quindi dobbiamo lavorare ancora di più sulla linea, che la linea non c'entra niente, il 4-3 è sempre uguale, sempre un 5 dietro. Sicuramente la squadra segue, la squadra fa, si vede che sta bene anche col modulo, anche con i cambi di modulo non ha assolutamente problemi. E la cosa bella è che siamo dentro tutti, tutti danno una mano, tutti stiamo crescendo, tutti stiamo migliorando, perché stiamo migliorando tutti. Se guardiamo dagli esterni a dietro, a davanti, comunque tutti siamo migliorati, al portiere, piano piano mettiamo dentro un mattoncino tutti. E se la strada è giusta, l'atteggiamento è questo. Io posso solo che essere contento della squadra, sono contento, e io ti dico, anche quando non vincevamo, ve lo dicevo sempre, non ero preoccupato, perché vedevo le cose giuste, fare le cose giuste, avere gli atteggiamenti giusti, che è la cosa importante in una squadra di calcio. Che innanzitutto ha portato la vittoria, che è la cosa più importante perché so quanto lavoriamo in settimana, quanto abbiamo lavorato in ritiro e tutte le altre partite, come abbiamo fatto, il lavoro che abbiamo fatto tutto questo tempo, e quindi credo che sia il giusto merito a noi che lavoriamo tutti i giorni, i ragazzi e lo staff, e quindi la cosa più importante è quella. Poi ovviamente sono ancora più felice che è arrivato con il mio gol. Però la cosa fondamentale è quella, i 3 punti. No, ma il calcio è questo, le critiche ci sono, l'importante è che dalle critiche uno cresce e non si fa buttare giù. Bisogna lavorare, io sono uno che lavora tanto, quindi sono felice che è arrivato questo gol, però ripeto, il calcio è questo, ci sono le critiche, ci sono gli elogi, se stiamo ad ascoltare tutti quelli che criticano e tutti quelli che parlano, non riusciamo più. Quindi bisogna andare dritti, lavorare a testa bassa e poi basta. In queste situazioni se ne esce col gruppo, forza del gruppo, perché se non c'è uno c'è l'altro subito pronto perché in allenamento va a 2000 e quindi è pronto per giocare, è pronto per dare il suo contributo. Sicuramente ci limitano un po' perché con i cambi soprattutto, però noi sappiamo che quelli che vanno in campo, tutti quelli che giocano titolare, quelli che entrano, sono pronti perché lavorano tanto in settimana e quindi meritano anche loro di giocare. Ah, non lo so, più la verità mi adatto. Usiamo tutti e due i moduli, 3-4-3, 3-4-3-5-2. Interpreti sono praticamente quasi gli stessi, tra la mezzala e tre quarti cambia poco, cambia solo qualche movimento, però poco, secondo me cambia poco, cambia come lo interpreti più che altro, la mentalità che ci metti ogni volta che va in campo. Poi il modulo sono solo numeri. Sappiamo che non abbiamo fatto un ottimo primo tempo, quindi eravamo 1-0 solo, quindi avevamo ancora 45 minuti per poter ribaltare la partita, quindi siamo entrati dentro, sappiamo che la partita era lunga ancora, siamo entrati con un piglio diverso, secondo me, rispetto al primo, perché abbiamo iniziato a vincere più duelli, più seconde palle, e poi l'espulsione è comunque stata una cosa che ci siamo portati anche noi dalla nostra parte.
Quindi penso sia stato l'atteggiamento che è cambiato un po' nel secondo tempo, un po' più aggressivo, un po' più con fiducia, con convinzione. Penso sia stata quella la differenza.